Ciao amiche di Now, adesso facciamo un High Intensity Interval Training per Easy, per i nostri più giubilanti. Allora, la faremo come veri guerriere, però con un po' di modifiche. Dovete ridurre l'intensità, ridurre il raggio di movimento, ok? Proprio per... noi faremo due serie, ok? Di 5 esercizi, e questi esercizi saranno 30 secondi e 30 secondi, così 30 secondi attivi e 30 secondi di recupero. In questi 30 secondi attivi, dosati, non devi esagerare, ok? Devi dare tanto di te stesso, ma senza esagerare, e durante i 30 secondi noi possiamo recuperare tranquillamente. Allora, abbiamo 10 secondi, cominceremo con la nostra prima cosa, che è un jump squat 180, che vuol dire io comincio ad andare avanti, lato, avanti e lato, passando da un 180 al lato. Siamo pronti? Ok, cominciamo così e vado, piccolini, piccolo, non dovete neanche esagerare, non andare troppo in basso, giro, vado e torno, ancora, vado, vai, piccolo, questa è già parte del nostro riscaldamento, ok, piccoli movimenti, ci abbiamo quasi finito, ok, 30 secondi, recuperiamo, respiri e recuperi, ok, ripeto, questo è un easy, un high intensity interval training easy, però per una persona non allenata ti garantisco tante calorie bruciate, ok? La prossima sarà un paddle jump, ok? Un paddle jump vuol dire che saltiamo da una parte all'altra, ok? Proprio una parte dall'altra, come se stessimo provando di superare una pozzanghera. 3, 2, ok, salto, ok? E spingi proprio su la punta del piede, vado, destra e sinistra, 30 secondi, piccolo salto, ok, questo è eccellente come allenamento per aiutare a spingere sul nostro riflesso plantare, per aiutarci proprio a drenare le gambe, disintossicare, ok, 3 secondi, occhio, ok, di nuovo, muoviti, recupero, 30 secondi di recupero, dai ragazzi. Muovetevi anche le braccia, avanti e indietro, 30 secondi di recupero, proprio recuperare tutte le forze. Ancora 13 secondi, ok? 13 secondi, dopodiché faremo un inner thigh jumping jack, che vuol dire che la apro e chiudo incrociato, Ok, andiamo, giù, e due, su, giù, su, scendo, up, giù, su, giù, vado, torno, ci siamo, scendo, ancora, 5 secondi, ci siamo, ancora 2 secondi, ok, bravi ragazzi, eccellente, ok, andiamo giù. La nostra ultima sarà proprio una mountain climber, ok? Mountain climber quando mi scendo giù e porterò le ginocchia in avanti come se stessi provando di toccare il mio petto con le ginocchia, ok? Così ci siamo quasi, 10 secondi, bello tranquillo, anche, ripeto, potete sempre cambiare come meglio credi, ok? Ci siamo? Ok, vado, tiri sulle ginocchia, vai, e 30 secondi, puoi anche fare lentamente, se diventa troppo difficile a correre velocemente, addominali rimangono tesi, tira, ok? 15 secondi, tira su, ultimate 15 secondi, spingi su le braccia, addominali rimangono tesi, dai ragazzi, dai, continuate, bravi, ok? E step touch, ancora. Step touch, bravi. Ancora, continuiamo. Respiro. E dopodiché andremo a fare un bello sumo squat, ok? Io adoro il sumo squat che è eccellente per le nostre interno cosce, ok? Ripeto, trovi la tua misura. Questo è un HIIT fatto per i principianti, un po' più tranquillo, un po' più a portata di tutti, ma sempre. Ok, sumo squat, andiamo, scendiamo, dai.
Vado. Ok? Se non vuoi saltare, basta che premi verso basso. Le ginocchia seguono proprio la punta dei piedi. Ok? Continui. Vai così. Spingo anche, piccolo salto adesso. Ci mancano 12 secondi. E dopodiché torneremo al nostro proprio primo allenamento, il nostro jump squat, perché abbiamo già finito i nostri primi 5 esercizi. Ok, il primo circuito è andato, ok? 5 minuti di lavoro e adesso dobbiamo fare ancora 5 minuti di lavoro, ok? Partendo esattamente come abbiamo fatto prima, il nostro squat proprio girando ogni volta che facciamo un salto. Però adesso proviamo di aumentare poco a poco l'intensità. 30 secondi, puoi anche aspettare la quindicesima secondo per darci dentro, come dico io. Ma giudichi tu. Ok, siamo giù, pronti, andiamo. Giro, piccolo giro. Ok? E sto lavorando sui talloni, ragazzi, talloni e talloni. Giro, respira, ancora. Giro. Vai. 15 secondi ci rimancano, 15 secondi, continuate, vai, giù, giro, spingo sui talloni, aiuto i glutei, vai, and 30, ok, di nuovo siamo su, la fase discendente del nostro allenamento, abbiamo già fatto il primo della seconda circuito, ok, e diventa sempre più facile da qua. Ok, la prossima è una paddle jump, che vuol dire saltiamo da una parte all'altra come se stessimo superando un pozzanghera magica, ok? Ma lavorando su la parte plantare del piede. 3, 2, 1, siamo pronti? E vado. E provi di non neanche sentire il tuo piede arrivare a terra, senti? Che questo vuol dire stai attivando più fibre muscolari per avere i tuoi risultati. Continui, vai. 14 secondi, continui così, sopra e sopra. Questo aiuta tantissimo con il ritorno linfatico, perché questo è il mese della disintossicazione. Aiutiamo proprio a recuperare e tutto. Ok, bravi ragazzi. Respiro. No, perché abbiamo il nostro... jumping jack è una sorta di incrocio con uno squat, ok? Incrociamo e scendiamo in due tempi, ok? Continuate, voi continuate a marciare e incrocio e scendo, ok? Ancora 4 e 3 e 2 e 1, ok? Incrocio, scendo fino al talloni, ok? Su, giù. Dai, il nostro heat per i nostri amici che sono le prime armi. E vedrai che comunque è bello intenso, anche come heat easy, ok? Proprio avere un nuovo, no? Continuiamo, su. Un bello soft. Ancora, continuate. Ok, recupero. Dai, ci mancano soltanto 2 esercizi, ragazzi. Eccellente, continuiamo a fare così, proprio per avere i nostri risultati. La prossima è un mountain climber, ok? Così ci mettiamo giù a terra in preparazione. Porteremo le ginocchia verso il nostro petto, può essere non velocemente, tenete gli addominali belli tesi, solleviamoci, ok? E porta le ginocchia in avanti, così, continuate, vai, ok. O di corsa, o con calma, ok? Questo decidi tu, ok? Su e su, addominali tesi, sempre 21 secondi, tira, vai, continuate, dai, 13 secondi ci rimangono, respirate, continuate, un bel allenamento soft per i nostri amici, super easy, e relax, piano su. Step touch, 30 secondi di recupero. Ultimo esercizio per l'interno coscia. Divaricheremo le nostre ginocchia, divaricheremo i nostri piedi. Potete decidere voi se volete farlo in modo di pliometria saltando o no. Dipende, ma sono 30 secondi, ok? Ci mancano 7 secondi di recupero. Divarichiamo, cominciamo a prepararci, va? Ci cominciamo a preparare. Questo è il nostro ultimo esercizio insieme, dai. Piccoli, ok?
puoi saltare come non puoi saltare. Anche ricordate che questo allenamento potrebbe essere fatto sul trampolino, ok? Tranquillamente, se avete il trampolino, lo potete fare anche sul trampolino. Continuiamo. Dai, ultime 15 secondi. Dai, spingi, questa è l'ultima. Fino alla fine, fino alla fine, fino alla fine. State facendo un lavoro meraviglioso, continuate. Dai, dai, dai. Ci mancano soltanto 4 secondi. E da, sarà finito il nostro allenamento. Eccolo, eccellente. Oh, ragazzi, che bello. È bellissimo lavorare con voi. È bellissimo vedere i vostri risultati. È bellissimo anche a rispondere a tutte le vostre domande. Ricordate che qui su Now proviamo a starvi sempre presto con nuovi consigli, nuove idee, nuovi allenamenti. E spero che passate una giornata splendida di allenamento e non, anche di un pizzico di relax. Un bacio dalla Jeep e vi aspetto alla prossima.